Ciao a tutti cari amici, bentornati su Stagioni, bentornati nella nostra rubrica Parliamo di libri. Oggi vi parlo di questo libricino. Lucy Maud Montgomery, Il sentiero alpino, storia della mia carriera. È un libretto di neanche 150 pagine, purtroppo, dico purtroppo perché l'ho centellinato, avrei voluto fosse più lungo, più corposo, invece purtroppo l'ho già finito. È edito dalla casa editrice Lindau, che è una casa editrice indipendente di Torino, molto interessante, che ha delle proposte, sta facendo delle proposte interessanti, tra cui la traduzione per la prima volta in italiano di questo libro, che è una serie di scritti pubblicati su una rivista da Lucy Maud Montgomery e su richiesta dell'editore. Lucy qui dichiara che rimase stupita quando l'editore le chiese di scrivere la storia della sua carriera. E questo mi ha colpito perché lei è stata una scrittrice di grande talento, una donna molto intelligente e anche molto ironica, e lo si vede dai suoi libri, ma anche da questa autobiografia e dalle pagine del suo diario che sono riportate qui. E però lei non si rendeva quasi conto di avere avuto una vera e propria carriera, nonostante, come definisce lei stessa, questa carriera sia stata difficile, sia stata una vera e propria scalata in un sentiero alpino. Infatti lei lo definisce così non perché nel libro parli di montagna, ma perché il suo farsi breccia nel mondo letterario dell'epoca fu arduo come scalare, come arrampicarsi in un sentiero di montagna. Per chi non la conoscesse, vi dico brevemente che Lucy Maud Montgomery è stata l'autrice del famoso Anna dai capelli rossi. Ne sto parlando molto su Stagioni in questo periodo perché sto leggendo parecchie cose di questa scrittrice che mi piace un sacco. Anna dai capelli rossi, ma non solo questo, di tanti altri libri, racconti e anche poesie. Quindi io consiglio questo libro se siete appassionati di letteratura, principalmente perché è comunque una voce che secondo me vale la pena di essere letta, di essere sentita, e se siete amanti, se siete appassionati di questa autrice e se avete apprezzato e amato Anna dai capelli rossi, perché da questo libro capirete le atmosfere, le storie che sono raccontate in quel libro, e atmosfere che derivano dalla sua infanzia, dall'infanzia della scrittrice. Lei nacque nell'isola del Principe Edoardo in Canada, un posto meraviglioso, tra mare e natura, boschi rigogliosi, e questo influenzò sempre sia la sua poetica che la sua vita. Lei amava profondamente questo luogo, tanto che poi in un viaggio in Inghilterra e in Scozia disse che tutti questi paesaggi, questo viaggio era bellissimo, ma nulla era bello come la propria terra. Lucy Maud Montgomery venne invitata dall'editore di una rivista a scrivere la storia della sua carriera ed è quella raccolta in questo libro. E lei rimase incredula, rimase stupefatta perché non credeva di avere una carriera, nonostante fosse una donna di spiccata intelligenza, dotata di ironia, e si capisce anche da questo libro e dalle pagine del suo diario, e nonostante avesse veramente faticato molto per arrivare a scrivere, era una persona modesta, non credeva di essere, non credeva che la sua potesse essere definita una carriera. E qui ci racconta la sua vocazione di scrittrice, che c'è sempre stata. È stata
una bambina ricca di fantasia, dalla spiccata sensibilità, amava umanizzare e dare un nome molto spesso poetico e molto bello ad ogni luogo che lei frequentava. C'era il sentiero degli innamorati, c'era la regina della foresta che era una betulla, e tanti altri nomi che poi ritroviamo anche in Anna dai capelli rossi. Lei non riesce a ricordare quando iniziò a scrivere perché afferma di averlo sempre fatto, fin da bambina. E questa, scrivere, era la sua più grande ambizione, il suo più grande sogno. Quindi possiamo dire che si trattava di un vero e proprio diamond che si è realizzato. Non facilmente, a costo di fatica e di sacrifici, come si vede, si può leggere in questo libro. E adesso vi voglio leggere alcuni brevi brani di questo libro che mi sono piaciuti. In particolare questo dedicato all'amore che lei ha per la natura e che traspare dai suoi libri. E poi dei brani dedicati alla fiducia nelle proprie capacità. Il primo è questo. Nutrivo sempre un amore profondo nei confronti della natura. Una piccola felce che cresceva nei boschi, uno strato leggero di campanule sotto gli abeti, il chiaro di luna che cadeva sul fusto eburneo di un'alta betulla, una stella vespertina sul vecchio larice americano sul canale, onde d'ombra che si rovesciavano su un campo di frumento maturo. Tutti mi procuravano pensieri sì profondi che le lacrime non possono esprimere. E qui è la citazione di un verso di una poesia. E sentimenti per spiegare i quali allora non possedevo le giuste parole. Mi è sempre parso, sin dalla prima infanzia, che in mezzo a tutte le cose ordinarie della vita io mi trovassi molto vicino al regno della perfetta bellezza. Solo un velo sottile mi separava da quel regno. Non sono mai riuscita a scostarlo del tutto, ma talvolta un vento lo agitava e io coglievo un barlume del reame incantato dall'altra parte. Un barlume soltanto, ma quei barlumi hanno sempre reso la vita degna di essere vissuta. Bellissimo, è bellissimo. Io quando l'ho letto sono stata presa da un brivido perché in alcuni momenti è una riflessione che ho fatto anch'io, questa del velo che copre le cose, che copre un mondo di bellezza straordinaria che noi possiamo scostare appena appena solo in alcuni brevi momenti della nostra vita. E poi Lucy Maud Montgomery comincia a raccontare dopo una lunga parte in cui descrive la sua infanzia. Ci sono dei capitoli anche divertenti, molto divertenti. Comincia a raccontare i suoi primi approcci al mondo dell'editoria e della pubblicazione, e quindi lei inizia a mandare delle poesie e dei racconti alle riviste e alle case editrici. Racconti e poesie che quasi sempre vengono respinti. E qui lei dice: lacrime di disappunto solevano scorrere mio malgrado, mentre sgattaiolavo a nascondere il povero manoscritto grinzoso nelle profondità del mio baule. Ma dopo qualche tempo ci feci il callo e non ci badai. Piuttosto strinsi i denti e dissi: ce la farò. Credevo in me stessa e tirai avanti da sola, in segreto e in silenzio. Non raccontai le mie ambizioni e i tentativi e i fallimenti a nessuno. In fondo al cuore, giù nel profondo, sotto tutto lo sconforto e la mortificazione, sapevo che un giorno sarei arrivata. E mi piacciono molto queste parti in cui esce tutta la sua caparbietà, la sua volontà di farcela, il suo daimon, la sua convinzione che in fondo lei
valeva qualcosa, che lei ce l'avrebbe fatta, che lei sarebbe diventata una scrittrice. E mi piace perché all'epoca, pensate, adesso siamo abituati a condividere tutto, le nostre gioie, i nostri fallimenti con gli altri attraverso i social. Ma qui lei, questi fallimenti e queste mortificazioni, li tiene per sé. E lei dice: non raccontare le mie ambizioni, i tentativi e i fallimenti a nessuno. Tirai avanti da sola, in segreto ed in silenzio. Perché in realtà questo succede anche a me, non so se succede anche a voi. Quando c'è qualcosa a cui tenete veramente molto, qualcosa che vi parte dal profondo del vostro cuore, questa cosa, per una sorta di strano pudore, non la volete rivelare a nessuno. Per me è così. Le cose a cui tengo tantissimo, tengo veramente, non le voglio rivelare. Le tengo per me e non ne parlo con nessuno. Sono un segreto. Ed è così, è così. Le nostre vere aspirazioni devono essere coltivate in segreto e solo quando poi noi riusciamo a fiorire, a tirare fuori quello che c'è dentro di noi, allora possiamo palesarci, possiamo rivelarle al mondo. Ma quando sono solo un seme, ecco, questo seme va tenuto nascosto sotto la terra, al buio. E qui racconta della prima volta in cui inviò dei versi a un giornale e il giornale li respinse. E dice, scrive, il Sun di New York me lo mandò indietro. Le rimandò il manoscritto. Barcollai come se avessi ricevuto uno schiaffo in faccia, ma continuai a scrivere. Vedete, avevo imparato la prima, l'ultima e l'intermedia lezione. Mai arrendersi. Bellissimo, bellissimo. Questa frase dovrebbe appartenere a tutti noi che coltiviamo un sogno, tutti noi che amiamo la creatività o che semplicemente abbiamo un progetto. E io penso che questa frase me la scriverò da qualche parte a caratteri cubitali, forse farò uno stencil su una parete, perché è veramente così. Avevo imparato la prima, l'ultima e l'intermedia lezione. Mai arrendersi. E adesso vi leggo una parte in cui lei racconta le sue tribolazioni, perché lei dopo la scuola elementare, la scuola media, frequentò la scuola per diventare una maestra e quindi per alcuni anni insegnò in alcune scuole ed era costretta anche ad allontanarsi dalla sua casa e dal suo paese e ad essere ospite in alcune pensioni, come si usava alla fine dell'Ottocento. E lei scrive: nonostante comunque fosse impegnata nell'insegnamento, non abbandonò mai il suo intento di diventare una scrittrice. Non faceva sempre caldo quando scrivevo. Durante uno di quegli inverni in cui insegnai a scuola, ero a pensione presso una casa colonica davvero fredda. Alla sera, dopo una giornata d'estenuante lavoro a scuola, ero troppo stanca per scrivere. Così mi alzavo religiosamente un'ora prima al mattino a tale scopo. Per 5 mesi mi alzai alle 6 e mi vestii al lume della lampada. I caminetti non erano ancora accesi, naturalmente. E la casa era molto fredda, ma io solevo avvolgermi in un pesante soprabito e star seduta sui miei piedi per impedirgli di gelare, e con le dita talmente intirizzite che a stento riuscivo a tenere in mano la penna. Scrivevo la mia impresa per quel giorno. Talvolta si trattava di una poesia in cui inneggiavo gaiamente ai cieli azzurri e ai ruscelli mormoranti e ai prati in fiore. Dopodiché disgelavo le mie mani, facevo colazione e andavo a scuola. Quando la gente mi dice, come suole fare occasionalmente, oh, quanto invidio il vostro dono, oh, come vorrei saper scrivere come voi, sono incline a domandarmi con un certo intimo divertimento,
Quanto mi avrebbe invidiata in quelle fredde, scure mattine d'inverno del mio apprendistato. E adesso vi lascio con l'ultima frase che io ho sottolineato, perché è veramente un manifesto, un vero e proprio manifesto di quello che dovrebbe essere la passione per quello che facciamo. E la frase è questa. Lei parla di Anna dai capelli rossi, il suo primo libro che venne pubblicato, un libro che le costò tanti mesi di lavoro. Lei lo scrisse in una stanzetta con l'abbaino nel sottotetto e lo inviò molte volte a vari editori e all'inizio venne rifiutato. Rifiutato parecchie volte, tanto che poi lei, presa dallo sconforto, chiuse questo manoscritto in una cappelliera. Lo ritrovò alcuni mesi dopo, e decise di riprovare a inviarlo ad alcune case editrici. E finalmente avvenne, il miracolo, il suo sogno si realizzò e il manoscritto venne accettato e il libro pubblicato. Parlando di questo libro, lei dice: L'ho scritto per passione, non per denaro, ma molto spesso questi sono i libri che hanno maggior successo. Proprio come ogni cosa a questo mondo che è nata dalla vera passione, alla vita in sé. Come nulla costruito per fini mercenari potrà mai avere. Ebbene, ho scritto il mio libro. Il sogno fatto anni fa, presso quel vecchio banco marrone a scuola, si è alfine realizzato, dopo anni di duro lavoro e fatica. E la sua realizzazione è dolce, quasi dolce quanto il sogno stesso. Alla fine il libro è corredato da questa appendice in cui noi vediamo le foto dei luoghi dell'infanzia di Lucy Maud Montgomery, quindi la casa dei nonni, alcune foto di lei da bambina e questa bellissima foto di lei ragazza ventenne. Ritratta quando venne pubblicato Anna dai capelli rossi e infatti lei scrive: Il sorriso di questa foto, denota la mia soddisfazione per quel memorabile giorno. Eccola qui. Bene, quindi io insomma ve lo consiglio, a me è piaciuto tantissimo e è un libro purtroppo di poche pagine. Avrei voluto che lei raccontasse di più della sua vita perché è veramente piacevole da leggere e è bello perché è come se lei si sedesse vicino a noi e ci raccontasse la sua vita. Quindi Lucy Maud Montgomery, Il sentiero alpino, storia della mia carriera, Lindau Edizioni. Bene, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!